Salve a tutti, io sono Mariangela e benvenuti nel mio canale. Dunque, se non mi conoscete, io sono una makeup artist certificata, ma sono anche una grande appassionata di cosmesi in generale, di prodotti biologici e mi sto appassionando molto anche ad altri temi quali la cucina e lo yoga. Parlo di tutte queste mie passioni nel mio sito internet che si chiama www.lospaziodimary.it. Vi lascerò tutti i link giù nell'info box e se volete potete seguirmi se vi va anche su Instagram dove mi trovate come Lo Spazio di Mary. E io in questi video non ho la pretesa di insegnare niente a nessuno, è solo un hobby, magari vi do qualche consiglio, ci scambiamo qualche opinione e quindi molto tranquillamente, se vi va, mi seguite, altrimenti non obbligo nessuno e vi ripeto, non ho la pretesa di, nella superbia di insegnare niente a nessuno. L'argomento del video di oggi sarà appunto incentrato sui capelli. Io qualche anno fa avevo fatto un video in cui non mi mostravo in viso e vi avevo parlato di alcuni prodotti biologici per quanto riguarda lo styling dei capelli. Ho notato con piacere che quel video è stato un bel po' visualizzato e quindi oggi volevo fare una sorta di aggiornamento perché negli anni comunque ho cambiato, ho testato anche altri prodotti. Non faccio video molto spesso, quindi molto probabilmente non lo saprete perché capiterete qui per caso, immagino. Se capiterete. Io, per quanto riguarda la cura dei capelli e la skincare, mi piace utilizzare prodotti biologici perché ho notato, almeno per quanto mi riguarda, la differenza rispetto ai prodotti tradizionali in commercio. Io ho un capello, come potete vedere, molto riccio, molto sottile e molto secco, tendenzialmente secco, per cui ho bisogno di prodotti comunque belli, corposi, idratanti, che mi diano anche nutrimento. Allora, i prodotti di cui vi vado a parlare oggi sono quasi tutti bio, solo uno per curiosità l'ho voluto comprare anche se non è biologico e partiamo proprio da quello così ce lo togliamo subito. Sarebbe la lozione, la crema Ricci anticrespo, Ricci senza capricci di Adorn. So benissimo che questo prodotto appunto non ha una lista di ingredienti perfetta, non è naturale, ecco, però ne avevo sentito parlare talmente bene che ho detto vabbè, proviamolo, costa pochissimo, magari lo uso ogni tanto e vediamo che risultati dà. Allora, cosa dire riguardo a questo prodotto? Allora, per quanto riguarda l'applicazione, consiglio di applicarlo sui capelli asciutti o umidi. Quindi potete usarlo sia proprio in fase di styling post shampoo, sia dopo per aggiustare l'acconciatura. Allora, che dire? Innanzitutto partiamo dall'odore. Un odore che a me non fa impazzire, un po' dolciastro. Non vi so dire esattamente che cosa mi ricorda, però troppo dolciastro, diciamo che non mi fa impazzire. Ha una consistenza cremosa. Vediamo se riesco a farvene vedere. È molto molto denso. Vedete? Ha una consistenza cremosa e bianca. Ne basta davvero pochissimo, altrimenti rischiate di sporcarvi i capelli. A me personalmente non ha fatto impazzire. Diciamo che effettivamente dovete imparare a dosarlo bene perché altrimenti vi appesantisce il capello e per una persona come me che ha anche il problema del volume, io ho i capelli estremamente sottili quindi tendono a schiacciarsi subito sulla testa, io odio questo effetto, preferisco avere meno definizione ma avere più volume. Questo prodotto diciamo che aiuta per quanto riguarda la definizione e non vi secca il capello, però non dovete esagerare altrimenti non vi dà volume. E questo è per quanto riguarda l'unico prodotto non biologico che vedrete in questo video. Costo poco più di 3 euro, quindi diciamo che l'esperimento si può fare. Passiamo adesso agli altri prodotti. Allora, vi parlo innanzitutto di cristalli liquidi. E non è molto facile trovare dei cristalli liquidi tra i brand biologici. Due brand che mi stanno piacendo molto sono Phytophilos o Phytophilos, non so bene dove cade l'accento, e Mater Natura. Allora, io ho la taglia grande di questo qui di Mater Natura,
Vediamo se riesco a farlo mettere a fuoco. Sono i cristalli liquidi ai fiori di vaniglia. Allora, innanzitutto l'odore è buonissimo, molto delicato, quindi non vi dà quella sensazione. A me capita che gli odori forti magari mi danno una sensazione di nausea, soprattutto se sono molto dolci. Questo invece è dolce, ma non è molto invadente come profumazione. E io lo applico i cristalli liquidi in generale sulle lunghezze, principalmente sulle punte, perché tendo a, comunque, i miei capelli essendo secchi tendono a formare doppie punte molto facilmente. E poi procedo allo styling anche con altri prodotti. Non ungono molto, assolutamente. Io poi ne applico una quantità, diciamo, una spruzzata, ecco, per capirci. E dipende, se voglio fare una piega liscia ne applico di meno per non ungere il capello. Se magari voglio fare una piega riccia, come in questo caso, magari un goccino in più non mi dà fastidio, ecco, non disdegno. Che dire, è un prodotto valido, mi sto trovando bene, li consiglio, ma mi piacciono di più i cristalli liquidi di Phytophilos perché trovo che siano un pochino più nutrienti. Diciamo che se dovessi scegliere tra i due, preferirei scegliere questi qui. Li ho provati meno volte, però devo dire che, non lo so, mi ci sono trovata veramente benissimo. Questi qui sono a base di semi di lino. Ora vi parlo di cristalli liquidi perché il prossimo prodotto che vi farò vedere, almeno per quanto mi riguarda, se non lo abbino ad un qualcosa di nutriente, mi secca da morire i capelli. E sto parlando della spuma tenuta morbida, sempre di Phytophilos. Allora, io ho fatto lo shampoo 2 giorni fa, l'altro ieri, e ho usato come styling prima questo qui sulle punte, quindi cristalli liquidi di Mater Natura. Anzi, vi dirò. Ho prima vaporizzato la lozione anticrespo, sempre di Phytophilos, un po' su tutte le lunghezze, diciamo ho fatto 3-4 spruzzi su tutta la testa, poi ho applicato i cristalli liquidi di Mater Natura e poi ho applicato la spuma tenuta morbida di Phytophilos. Ora, questa spuma dà una definizione pazzesca. E ce ne vuole davvero poca perché altrimenti vi appiccica i capelli e dà una definizione pazzesca. Poi, per quanto riguarda le tecniche di styling, se volete, se vi fa piacere, magari scrivetemelo in un commento e ne parliamo meglio per quanto riguarda l'applicazione dei prodotti dello styling, perché sto sperimentando un pochino di tecniche, quindi magari ne possiamo parlare in un altro video. E vi dicevo, va agitata ovviamente e ne va applicata poca perché altrimenti vi sporca i capelli e rischiate di attaccarli tutti. E come potete vedere, diciamo che nonostante ci ho dormito, lo styling non è perfetto, però per essere stato fatto 2 giorni fa, dico che il riccio ha mantenuto abbastanza bene, almeno per quanto mi riguarda, cioè diciamo per quanto riguarda lo stato abituale dei miei capelli, ecco. Però, se non applicate un prodotto che vi nutra un pochino le lunghezze, come possono essere appunto dei cristalli liquidi, rischiate che vi secchi da morire i capelli. Con questo va bene, però vi posso assicurare che ho provato anche la combinazione con i cristalli liquidi sempre di Phytophilos ed è una cosa meravigliosa. E quindi ve la consiglio, ma secca un pochino. Quindi se avete i capelli secchi e sottili come i miei, vi consiglio di alternarla comunque con altri prodotti e di non utilizzare sempre questa, perché altrimenti rischiate che dopo un po' i capelli vi sembrino un po', tra virgolette, di paglia. È un ottimo prodotto, però ecco, mi sento di consigliarvelo alternandolo con qualche altro prodotto per lo styling. Cosa potete usare in alternativa? Allora, vi ho già parlato, vi ho già accennato qualcosa per quanto riguarda lo spray anticrespo. No, non è un'alternativa, è uno spray che insomma potete usare sia per quando volete fare la piega liscia che la piega riccia. Io vivo in una zona particolarmente umida e quindi trovo che l'anticrespo possa essere utile per tenere a bada appunto un po' l'effetto crespo, che a me inevitabilmente comunque si va a formare. Però un aiuto lo dà l'anticrespo. Dicevamo, per quanto riguarda le alternative dello styling, allora, io ho usato, che ho finito, il fluido
Rimodellante, il fluido modellante per capelli ricci con miele, sempre di Maternatura, non so perché non me lo mette a fuoco molto bene. Comunque è fatta in questo modo la boccettina e l'ingrediente principale è il miele. Il colore adesso ne è rimasto giusto un goccino, vedete? È proprio aranciato, è molto denso, è quasi un gel. Ha una consistenza molto simile ad un gel e questo mi è piaciuto molto. Mi è piaciuto molto perché non secca il capello, vi riesce a dare con lo giusto, vabbè, vi riesce a dare una bella definizione con le giuste tecniche di styling. Scusatemi, ogni tanto mi incarto quando parlo. E a me è piaciuto molto. Ho voluto provare sempre di Maternatura. Perché a me piace sperimentare, diciamo che mi innamoro di alcuni prodotti, raramente ricompro sempre lo stesso perché mi piace sempre sperimentare, quindi per provare ho detto ma proviamo anche la crema arricciante ai fiori d'arancio, sempre di Maternatura, che invece ha questo packaging più lungo e l'erogatore è anche diverso, quindi non vi potete confondere, sono proprio diversi come confezione. Questa qui è molto più fluida, è una crema molto, molto liquida, bianca. Le profumazioni di Maternatura a me non dispiacciono, sono molto delicate, quindi se siete sensibili ai profumi e non vi piacciono i prodotti con delle profumazioni particolarmente forti, secondo me questi qui vanno bene. E vi stavo dicendo, ha una consistenza molto fluida, almeno per quanto mi riguarda, non dà la stessa definizione di questo. Non mi piace tanto quanto il fluido al miele, perché evidentemente a me piacciono le consistenze quasi più in gel, perché mi aiutano a dare una maggiore definizione. Questo si fa effettivamente da un riccio molto molto morbido. Diciamo che lo consiglio a chi ha dei capelli o già molto ricci o chi ha dei capelli mossi e desidera mantenere un effetto mosso. Perché se volete il riccio proprio, vedete, proprio riccio come questo prodotto non ve lo darà. Ecco, non vi darà mai la stessa tenuta che ha questa qui. Vi darà un riccio molto sicuramente molto più morbido perché essendo una crema non secca assolutamente, anzi, vi dà dei capelli molto morbidi, ma avrete uno styling molto meno definito perché pecca un pochino per quanto riguarda la definizione, a differenza del fluido al miele che invece definisce molto meglio. Diciamo che il fluido al miele forse mi piace tanto quanto la lozione di Biofficina Toscana, che se non erro recensito nell'altro video che avevo fatto. Quello lì se lo trovo magari ve lo lascio nell'info box, perché quella lozione l'ho provata un bel po' di tempo fa, quindi adesso ho un ricordo anche abbastanza vago, mentre ne avevo parlato più nel dettaglio nell'altro video. Questo prodotto lo finirò ovviamente, non è malaccio, però diciamo che se dovessi ricomprare, preferirei ricomprare questo qui. E niente, questo era per quanto riguarda i prodotti che sto utilizzando ultimamente per lo styling, anche perché ne ho già diversi aperti, quindi andarne a comprare altri adesso non è il caso. Mi sono voluta togliere lo sfizio solo con questo qui di Adorno che ho comprato poco tempo fa. E vi ripeto, so che non è assolutamente bio, però ero troppo curiosa e ho detto, vabbè, tanto usarlo ogni tanto sicuramente non si muore. E niente, io spero che questo video vi sia piaciuto e vi mando un bacio. Se vi fa piacere, avere altri video del genere, saperne su altri argomenti, magari lasciatemi un commento, anche se volete un video per quanto riguarda le tecniche di styling e asciugatura dei capelli ricci. So che in questo momento i miei ricci non sono perfetti, vi assicuro che di solito sono un poco più presentabili, però ci tenevo a fare questo video. E vi saluto. Ciao!